Ciao ragazzi, quella che state per vedere è un'intervista con diversi rappresentanti di diverse religioni. Io sono Ivano Mingotti e questo è Pizza Talk e ogni settimana ci premuriamo di far uscire un video su un argomento interessante con ospiti relativi all'argomento, chiaramente. Abbiamo fatto interviste sui corpi astrali, abbiamo fatto interviste sulla reincarnazione o rinascita, abbiamo fatto interviste su tanti credi diversi, quindi io vi suggerisco di andare a dare un occhio. Comunque non vi voglio rubare altro tempo, vi lascio alla visione dell'intervista. A dopo. Buongiorno a tutti, oggi parliamo di al di là, cosa c'è dopo la morte, e ne parliamo con ben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ospiti, forse 9. Ma prima di iniziare vorrei lasciare introdurre brevemente ogni ospite per fargli dire quale religione rappresenta e se nel caso la religione non è molto conosciuta anche dire due parole giusto per capire di cosa stiamo parlando. Quindi io lascerei parlare per primo Emanuele. Emanuele, prego. Allora, buonasera, intanto grazie per l'ospitalità. Io sono Emanuele Viotti, rappresento la Via Romana agli Dei o Tradizione Romana, che è l'attualizzazione della religione romana antica. È un culto ricostruzionista pagano e eccomi qua. Io sono il fondatore e amministratore di Ad Maiora Vertite, che è una delle principali realtà divulgative di questa tradizione. Ok, perfetto. Passerei ad Andrea. Eccoci qua. Buonasera a tutti. Io sono Andrea, sono un Ungan, iniziato al voodoo haitiano e anche Papa Bocor, iniziato alle 21 divisioni del voodoo dominicano. Okay. Principalmente però come un Ungan nel voodoo haitiano. Perfetto. Don Carlo? Don Carlo Pirotta, sono parroco di Seveso, non per molto perché fra qualche settimana mi trasferiscono a Missaglia in provincia di Lecco, evidentemente rappresento la religione cristiana cattolica occidentale. Perfetto, Davide. Buonasera a tutti, sono Davide e sono qui per condividere con voi un po' di esperienze riguardo al buddismo antico, il buddismo Theravada. Sono il rappresentante del centro Dharma Saronno, che è un piccolo gruppo di meditazione appunto che si occupa di queste tematiche qua in provincia di Varese. Perfetto, Raffaello. Buonasera a tutti, sono Raffaello Yazan, io rappresento l'Islam, sono redattore del Daily Muslim, l'unico giornale musulmano italiano, e presidente dell'Associazione Nazionale Musulmani Italiani. Grazie. Perfetto, Cecilia. Ciao, io sono Cecilia, rappresento la Chiesa Pastafarana Italiana. Noi siamo seguaci del prodigioso spaghetto volante che ha creato tutto quello che esiste. Ok, Barbara. Buonasera, io sono qui a fare il bastian contrario perché sono essenzialmente come religione, io sono atea. Rappresento, per modo di dire, un piccolo gruppo di, possiamo definirci satanisti, razionalisti, ma non seguiamo in toto quello che è il razionalismo, il satanismo razionalista di Lavey. Noi abbiamo fondato piuttosto un gruppo che abbiamo chiamato razionalismo satanista, proprio per evidenziare che per noi comunque la razionalità viene prima del satanismo. Il satanismo di per sé è una realtà talmente variegata che c'è dentro di tutto, da chi crede agli dei pagani a chi crede nell'esistenza di Satana, vero e proprio in carne ed ossa. Noi siamo invece assolutamente atei, non crediamo assolutamente in nessuna divinità, non ne sentiamo la necessità, okay. Non ne sentiamo il bisogno. Siamo convinti che non ce ne sia bisogno, siamo convinti che sia tutto un costrutto del pensiero umano e quindi anche l'aldilà di conseguenza. Okay. Poi vi spiegherò meglio. Perfetto. Grazie. Grazie a te. Giovanni? Salve a tutti, che bello essere qui con così tante diversità. Io sono Giovanni Ottaviani, sono uno dei responsabili del Movimento Aureliano Internazionale, che è un'organizzazione filosofica religiosa atea,
che promuove e diffonde il messaggio che gli Elohim, gli extraterrestri che hanno creato ogni forma di vita sulla Terra, compreso l'uomo fatto a loro immagine e somiglianza, il messaggio che hanno dato all'ultimo dei loro profeti, che è Rael, e, portando oltretutto una filosofia rivoluzionaria e anticonformista, dedicata alla felicità, all'amore e all'intelligenza. Ok, mi spiace che non sono riuscito a trovare in tempo un rappresentante dell'induismo, un rappresentante della religione ebraica e un rappresentante dei protestanti, purtroppo non ce l'ho fatta. Dovrebbe intervenire, speriamo, Federico, che è un neopagano norreno, speriamo che riesca ad intervenire. Comunque io partirei dalle visioni un po' più classiche e poi andrei pian piano a vedere le religioni un po' meno conosciute tra voi, ok? Quindi partirei con Don Carlo, andrei poi a Raffaello e poi via via. Ok, Don Carlo, a lei la parola. Cosa mi c'è sembra di comprendere dopo la morte? Cosa c'è dopo la morte, appunto. L'affermazione del cristianesimo è la risurrezione. Spesso siamo stati condizionati nel pensiero dall'idea che il cristianesimo parli di sopravvivenza dell'anima generica. In realtà non è così. Se noi scorriamo le scritture ci accorgiamo che l'affermazione è quella che dopo la morte l'essere umano, anima e corpo, risorge. Come sarà l'essere umano risorto? Noi abbiamo un solo punto di riferimento, che è il Cristo risorto, l'unico risorto che le testimonianze cristiane ci dicono essere stato incontrato. E questo risorto com'era? Aveva il suo corpo. Nei racconti biblici non è casuale, non è marginale il racconto della tomba vuota. Era lui. E vi prego, quando coloro che ascolteranno queste nostre piccole, povere parole cercheranno di interpretare quello che diciamo, di domandarsi sempre che cos'è il corpo per quell'unità straordinaria che è l'essere umano, che è fatto di corpo, di spirito. Che cos'è il corpo? È solo quella materialità carnale che poi finisce nella tomba, finisce incenerita in polvere, o dentro nel corpo umano c'è qualcosa di più grande, che è la sua storia, sono i suoi affetti, sono i suoi amori. Non è casuale che il Cristo risorto aveva come segno distintivo le sue stigmate, e se fossero i segni del suo amore per l'umanità, questo significa che coloro che saranno risorti dovranno essere riconosciuti dai segni che i loro amori hanno lasciato su di loro, perché questo è il corpo, la propria storia. Allora l'affermazione del cristianesimo è che noi saremo ancora noi stessi, saremo noi stessi con tutto quello che siamo stati, con le nostre storie, con la nostra realtà. Certo che noi rispetto al passato, rispetto alla storia, abbiamo un vantaggio grandissimo, che è quello che le nuove teorie dalla relatività di Einstein in su ci hanno fatto comprendere che il tempo è una categoria che non va misurata come se fosse una linea retta, per cui l'eternità di cui si parla non è un tempo senza fine, è un oltre il tempo, è un non tempo, è un tempo in cui tutto è presente a se stesso. Il pensare così ci aiuta a comprendere e a rileggere tante affermazioni che magari nel cristianesimo, cercando di esprimere all'interno della filosofia del loro tempo questa affermazione della risurrezione, aveva detto, e questo valga per tutto quello che si riferisce al purgatorio, a tutte queste affermazioni, vanno rilette a partire dall'unica affermazione che noi risorgeremo. Ok, grazie mille. Passerei la palla a Raffaello. Salve, bismillahirrahmanirrahim. Nel nome di Dio, il misericordio, il misericordioso. E io vi darò un accenno brevissimo di 3-4 minuti, perché altrimenti ci saremmo parlati di ore e ore. Quindi ho fatto un aspetto, diciamo, più riguardante l'iconografia classica
dell'Islam per quanto riguarda il mondo al di là, senza andare nello specifico nella spiritualità e tutto il resto, altrimenti sarebbe molto vasto. Diciamo che il mondo dell'aldilà nell'Islam si entra, come ben sappiamo, subito dopo la morte, e quando la persona va a morire, la prima cosa che l'anima incontra, perché il corpo rimane, ma l'anima è quella che subirà e avrà il giudizio di Dio, diciamo, e poi nel giorno della risurrezione, in cui tutti gli esseri verranno risorti, saranno risorti, come anche mi ha anticipato prima l'oratore, l'uomo o la donna, l'essere umano, verrà ricreato identicamente e lo stesso quando è morto e quando è nato, nel senso che voi sapete che nell'Islam, per esempio, c'è la circoncisione per quanto riguarda l'uomo, nella rinascita l'uomo nascerà completamente come è stato creato, secondo creazione, sia la donna che l'uomo nasceranno secondo creazione, rinasceranno secondo creazione e rinasceranno nello stesso identico momento e posizione in cui sono morti. Questa, diciamo, è una cosa un po' specifica. Però il tragitto che porterà al giorno del giudizio lo affronterà l'anima. Come primo passo, l'anima, io vi spiego il percorso così si capirà che cos'è questo al di là per l'Islam. Il primo passo che l'anima dovrà affrontare è quello dell'interrogazione fatta da due angeli mandati da Dio, dall'Allah, che si chiamano angelo Munkir e l'angelo Nakir. Questi chiederanno all'anima sulle loro azioni in vita, quindi verranno sottoposti al primo interrogatorio e verrà chiesto qual è la loro religione. Dipende la scelta, dipende le informazioni date, le anime verranno suddivise in anime che vivranno fino al giorno del giudizio con i puniti, le anime che vivranno con i disprezzati, le anime che esisteranno con i graziati e quelli con gli onorati. Queste anime rimarranno in questo stato finché non ascolteranno, non sentiranno la tromba del giudizio, che viene suonata il momento in cui solo Dio conosce quando e come, e ci sarà appunto il risveglio completo di tutte queste anime nel corpo, e verranno tutte a essere poste al giudizio di Dio, e di conseguenza avranno la vita o nell'inferno o nel paradiso. Okay. Paradossalmente un'anima può vivere, se vive in armonia, può andare direttamente nel paradiso, perché a differenza per esempio del cristianesimo, nell'Islam non esiste il peccato originale, quindi l'uomo nasce puro, senza aver bisogno di scusarsi o di chiedere perdono o di essere purificato, ma nasce puro perché Dio l'ha creato puro. Quindi diciamo, se un bambino viene a mancare nei primi 8 anni della pubertà, perché nell'Islam viene considerato il cosciente delle proprie azioni dopo la pubertà, se un piccolo viene a mancare, il suo posto è diretto nel paradiso, perché appunto non ha di nessun giudizio, non viene sottoposto a nessun giudizio. Ok. Nel paradiso, nell'inferno, scusate, nell'Islam non esiste tra l'altro il purgatorio, quindi c'è inferno e paradiso. Le anime scontano nell'inferno e poi, secondo la grazia di Dio, perché Dio è misericordioso e misericordia sono due degli attributi fondamentali che per l'Islam, per i musulmani, Dio ha 99 attributi o nomi definiti, elencati tutti nel Corano. Il misericordioso e il misericordia sono i più importanti, in arabo si dice Ar-Rahman e Ar-Rahim. Grazie a questa sua grazia Dio può portare gli uomini dall'inferno al paradiso, se hanno scontato oppure a suo piacimento, perché Dio può fare ciò che vuole, insomma. Okay. L'inferno, parliamo adesso dell'inferno. Dimmi... No, era giusto perché ti volevo anticipare, perché c'è Andrea che se ne deve andare e volevo farlo parlare un attimino. Se riusciamo a concludere... Vabbè, posso continuare dopo se vuoi, non c'è problema. Ok, perfetto. Poi ti ridò la parola. Andrea, vuoi introdurre la tua? Giusto perché so che devi andare. Sì, 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 certamente. Vabbè, la mia in realtà è abbastanza, anche abbastanza semplice, perché da una parte abbiamo una visione prettamente cattolica,
lo sappiamo, il voodoo comunque ormai è molto misto a quello che è il cattolicesimo romano, no? E praticamente la credenza, diciamo, nel voodoo è che l'anima, quindi il chiamato Gros Bon Ange, grande angelo buono, alla morte del corpo fisico, semplicemente scende sotto quelle che vengono chiamate le acque abissali e dopodiché incontra una situazione, diciamo, di inferno, purgatorio o paradiso. Questo diciamo che è un po', l'evoluzione del pensiero nel corso dei secoli. Se dovessimo basarci più sul voodoo, quello un po' più ortodosso, quello un pochino più africano, lì invece dovremmo parlare sempre di Gros Bon Ange che scende quindi sotto queste ipotetiche acque abissali. Ma diversamente quindi dalla visione ovviamente mista con quello che è il cattolicesimo, questa anima vaga per una sorta, chiamiamolo, di purgatorio per un anno e un giorno, fino a quando non viene richiamata tramite degli riti specifici, ovviamente officiati da Ngan o Mambo, che sono i sacerdoti e le sacerdotesse della tradizione, in cui viene richiamata e da lì praticamente viene elevata, quindi eventualmente allo status di Lua, quindi di emanazione di Dio, di angelo, di santo, chiamiamolo come vogliamo, oppure viene richiamata all'interno di alcuni vasi che si chiamano Govi e praticamente gli si ridà una nuova vita, in buona sostanza, un nuovo corpo. Il Govi è una sorta di contenitore dove appunto le anime degli antenati vengono assentate, vengono inserite, chiamiamole così, vengono richiamate, e dove poi, tradizione vuole, si vada poi a chiedere consulto in momenti difficili o eventualmente aiuti piuttosto che grazie particolari. È Ok, abbastanza lineare. facile. Ok, perfetto Andrea, ti saluto, so che devi scappare e ridò la parola a Raffaello per concludere. Scusami. Perfetto Andrea, ti saluto perché so che devi scappare e ridò la parola a Raffaello per farlo concludere sull'inferno. Grazie ancora Andrea. Grazie Grazie a voi, buona serata. anche a te. Ok, Raffaello, eravamo all'inferno. Cioè, spero di Sì, no! allora Spero praticamente di si è... no! Spero No, di no! vabbè. Volevo dire, tra l'altro, diceva appunto che se non avendo il peccato originale, l'uomo può andare direttamente, tranne e Dio porta tutti gli uomini da una parte all'altra, dall'inferno al paradiso, a pena scontata, tranne coloro che associano a Dio, nel senso che nell'Islam è fondamentale. Diciamo, il primo pilastro dell'Islam è il monoteismo puro, ciò significa, noi diciamo infatti la ilaha illallah vuol dire non c'è Dio, c'è solo un Dio, nessun altro Dio, quindi non c'è associazione, non ci sono, non me ne vogliano, non ci sono politeismi, non ci sono triismi, non ci sono doppi dei, non c'è nulla, quindi Dio è uno, è unico e non ci sono appunto, è l'uomo per poter aspirare alla grazia di Dio e al paradiso non deve assolutamente associare o un uomo a Dio o un oggetto, un animale o qualsiasi cosa. Dio è uno e unico, non c'è nessun altro. Questo è fondamentale. L'inferno, dicevamo, l'inferno viene detto comunemente dai musulmani come Jahannam o Nar. Nar significa fuoco, proprio per dare l'intenzione di quello che è la parte, diciamo, che è il fuoco, quello che brucia, quello che fa male, quello che c'è la sofferenza. Per entrare nell'inferno ci sono 7 porte. Queste 7 porte vengono definite e chiamate Jahannam, che appunto significa inferno, che è la porta principale, la prima. Poi c'è la porta al Sahir, che è la porta del fuoco. Poi c'è la porta alla Yuhyama, che è la porta del frantoglio. Ogni termine ha una ben specifica cosa che non vi sto a spiegare, altrimenti staremo qui una giornata intera. Poi c'è all'Ahi, che è la porta del fuoco ardente. Poi c'è il Rakkar, che è la porta del caldo eterno. Poi c'è la foca del Jaim, che è la fornace, e la porta dell'Iwiya, che è la porta dell'abisso. Quindi, come vedete, già i nomi hanno un significato abbastanza lugubre e Della pena, punitivo. sostanzialmente. Sì, quindi Ok. diciamo poi, tra l'altro, che ogni porta si trova, secondo sempre l'iconografia classica,
un livello di questo inferno, cosiddetti gironi, che poi si ritrovano anche tra l'altro nel viaggio del profeta, che l'anno scorso, non so se vi siete trovati, ha avuto molto in comune con la Divina Commedia. Ci sono delle cose molto in comune. L'anno scorso ci sono stati gli anni, i 700 anni di Dante, ci sono state molte comparazioni tra le due cose. E questi livelli hanno una lunghezza, come si diceva prima, un tempo viene misurato in modo diverso. Nell'iconografia classica dell'Islam il tempo viene misurato in anni, quindi un livello è grande quanto un viaggio a passo veloce di 500 anni di un uomo che può compiere. Questa è la grandezza, viene misurato tutto in anni di solito, la Ok, differenza. Al centro dell'inferno si trova l'albero del Zakkim, che è un albero maledetto in cui tutte le anime perse sono costrette a mangiare da quest'albero. E si trova, è abbastanza lugubre, e si trovano questi frutti, sono le teste dei demoni che una volta mangiate, a stavolta mangiano l'uomo, quindi cioè, mangiano l'anima, quindi è una sofferenza fantastico. abbastanza pesante e dura, sì, infatti. Ok. Niente, poi, Sì, giusto perché sennò rischiamo che non riusciamo a finire ok. tutti quanti. Magari dopo ritorniamo magari sul paradiso, anche perché non abbiamo parlato dell'inferno e del paradiso neanche ancora nel cristianesimo, quindi magari ci torniamo dopo. Adesso Va però bene, vorrei dare la ok. parola a Davide, per parlare appunto di cosa c'è dopo la morte per il buddismo. Eccomi qua, buonasera di nuovo. Quindi, per citare una nota canzone di Vasco Rossi, dopo la morte c'è la vita che continua, forse anche senza di noi, chi lo sa. Per comprendere la concezione buddista dell'esistenza e soprattutto per quello che accade nel post-mortem, bisogna prendere innanzitutto in considerazione questa esistenza, quindi questa vita, semplicemente perché quello che accadrà nel continuo, cioè dopo che saremo morti, dipende strutturalmente da quello che stiamo facendo nel presente. Quindi per il Buddha non si tratta, la morte non è un punto di arrivo, non è un punto finale, ma bensì è un punto di passaggio da una esistenza all'altra. Di fatto per il buddismo non esiste una separazione tra questo mondo e il mondo successivo, l'aldilà, ma bensì vi è una continuità esistenziale, senza soluzione appunto di continuità, che è strutturalmente determinata da cosa? Dai nostri desideri, dalle nostre ambizioni, dalla volontà e da quello che le tradizioni indiane chiamano il karma, che per l'induismo significa semplicemente azione, ma per il Buddha assume il significato particolare di azione intenzionale. Quindi ciò che diventiamo è determinato da ciò che desideriamo. Il principio è molto semplice, si diventa quello che si desidera e quello su cui si agisce attraverso il corpo, la parola e la mente stessa. Quindi, secondo il Buddha, ciò che determina la qualità della nostra esistenza nel post-mortem, quindi dopo quello che noi chiamiamo convenzionalmente morte, sono le nostre intenzioni, i nostri desideri, le nostre scelte. È un principio molto semplice che possiamo osservare in questa stessa esistenza. Noi in questa stessa vita, anche mettendo da parte l'idea della rinascita o del divenire, come lo chiamava il Buddha più precisamente, compiamo tutta una serie di azioni, di attività, abbiamo desideri, facciamo delle scelte, compiamo appunto dei gesti, degli atti che nel loro complesso vanno a costruire letteralmente il nostro tessuto esistenziale. Questa idea, quindi ognuno di noi è un individuo a sé stante, unico e ripetibile, ma perché? Per via delle nostre scelte, delle nostre azioni, delle cose che diciamo, dei desideri, eccetera, eccetera. Questo stesso principio per il Buddha proietta la continuità esistenziale nei tre tempi, quindi chiaramente nel passato, nella vita presente e chiaramente nel futuro. E quindi, secondo il Buddha, questo processo in continuo divenire, che in realtà assomiglia molto più a un circolo vizioso, perché comunque tutti gli esseri che sono soggetti a questo continuo manifestarsi dell'essere, del sé, sono soggetti a sperimentare diverse forme di sofferenza,
questo continuo divenire è plasmato dalle nostre stesse azioni, dalle nostre scelte. E tra l'altro può essere in accordo alle differenti tradizioni buddistiche, può essere interpretato in una maniera più letterale oppure una maniera metaforica, esistenziale. E quindi in accordo alla visione del Buddha abbiamo questi sei reami di esistenza, il cosiddetto reame infernale, che è ciò che noi creiamo attraverso certe afflizioni mentali, quali la rabbia e l'odio. Poi abbiamo il reame degli animali, che è ciò che noi creiamo attraverso la paura, generando paura. Abbiamo il reame umano, che è il reame del desiderio, quindi quando generiamo desiderio, bramosia, generiamo il reame umano. Abbiamo il reame dei semidei, che è il reame dell'invidia, della gelosia. Poi abbiamo il reame degli dei, degli esseri lucenti, che è generato dall'orgoglio. Quindi attraverso questi... E poi abbiamo il reame degli spiriti famelici, che è generato dall'insoddisfazione, dalla ricerca continua di una soddisfazione che non riusciamo a ottenere proprio per via del fatto che le cose si trasformano di istante in istante e tutto cambia continuamente. Okay. Quindi, anche se non volessimo accettare l'idea letterale della rinascita o della continuità esistenziale di vita in vita, possiamo interpretare le parole del Buddha in maniera pragmatica dal punto di vista metaforico o simbolico. Quindi sono tutti reami, condizioni esistenziali che l'individuo sperimenta, è capace di sperimentare attraverso i propri stati d'animo nel qui ed ora. Okay. E una cosa che ci tenevo molto a così condividere con voi, che non si, per il buddismo, perlomeno per il buddismo delle origini, non si tratta di una trasmigrazione, ma si tratta di una continuità. Quindi non c'è un ente che si sgancia dal corpo per, come dire, immergersi in un nuovo corpo. Si tratta di una continuità esistenziale, appunto. Non è una trasmigrazione, ma una continuazione. E questi stati, appunto, non ci si arriva, ma vengono creati dalla mente, perché per il Buddha la mente è il creatore. Quindi siamo noi che creiamo il paradiso, siamo noi che creiamo il nostro inferno, il reame umano, eccetera, eccetera. Ok, allora adesso invece passerei a Emanuele. Bene, allora devo fare una brevissima premessa. La tradizione romana, essendo un culto ricostruzionista, è costretta a cercare di fare delle sintesi di una religione che si è sviluppata per oltre 1000 anni e che è a sua volta la conseguenza di uno sviluppo religioso che inizia con le prime sepolture 350.000 anni fa, prima ancora dell'arrivo dell'Homo sapiens. Quindi, come potete immaginare, è una questione ben complessa che ci costringe anche ad approfondire nelle fonti latine, nelle fonti archeologiche, nelle fonti epigrafiche e nelle pubblicazioni scientifiche di carattere storico-religioso. La domanda in sé in realtà non avrebbe alcun senso, perché, come tutte le domande di carattere dottrinali per quanto riguarda la religione romana, perché la religione romana era, e anche oggi è la tradizione romana, una religione che è principalmente ortoprassi e non ortodossia. Cosa vuol dire? Vuol dire che si pretende il rispetto di certe forme rituali e di un certo comportamento, di un certo agire, e non tanto di quello che si ritiene rispetto a cosa siano gli dèi, cos'è l'aldilà nel nostro, nella nostra questione che andiamo a trattare oggi. A riguardo, uno studio molto interessante è quello di Jacopo Ortalli, che è docente di archeologia classica all'Università di Ferrara, che si è occupato appunto della visione dell'aldilà alla luce anche della disponibilità del materiale archeologico. Allora, voi tutti sicuramente avete sentito parlare almeno una volta della vita dei Campi Elisi, quindi di questa specie di paradiso in cui i romani credevano. Nella realtà la visione dei Campi Elisi è solamente una delle interpretazioni, fra l'altro mutuata dall'ambito greco, infatti compare solamente in fonti scritte, diciamo, elevate, appartenenti alla classe dirigente, e già influenzate dal mondo greco. Infatti i Campi Elisi, straordinariamente descritti da Virgilio, un mondo sereno in cui andavano gli eroi e tutti quelli che hanno fatto del bene, è un ambiente abbastanza, diciamo, paradisiaco. Ma questa qui è solamente una delle interpretazioni. Se noi andiamo poi ad analizzare in realtà i riti funebri e quello che propone il materiale archeologico ed altre fonti, come ad esempio
quella di Apuleio, si apre un'altra prospettiva, che è quella invece secondo la quale il morto, il defunto, se, adesso semplifico, si è comportato bene, viene tra virgolette divinizzato all'interno della famiglia diventando un lare e quindi continua ad essere venerato dagli eredi all'interno della famiglia. Se si è comportato in modo, diciamo, così così, esplode in una moltitudine di mani, il singolo individuo diventa sempre mani al plurale e viene venerato nei pressi della tomba durante una festività annuale chiamata Parentalia, che era a febbraio e che riproponeva, diciamo, delle specie di riti funebri presso le tombe. Se invece si era comportato proprio male, diventava dei lemuri e veniva annualmente cacciato dalla casa. Quindi possiamo dire che in questa visione, che probabilmente doveva essere relativa alla maggioranza, i defunti continuano a vivere insieme ai vivi. Il discrimine è se uno se li voleva tenere in casa, se uno li voleva rispettare comunque in qualche modo, ma al di fuori della casa, all'interno di un ambito temporale specifico, oppure se cacciarli via. Ecco, queste sono solo alcune delle interpretazioni, perché poi andando a leggere diverse epigrafi di carattere funerario invece vediamo anche una visione secondo cui non c'era nulla al di là della morte, che si moriva e basta. Ecco, questo è appunto la differenza tra una religiosità che è ortodossa, cioè pretende l'imposizione di un pensiero, e una religione che invece è ortopratica, perché anche chi riteneva che non ci fosse nulla dopo la morte comunque li venerava i mani. Il punto secondo me interessante, che diventa un po' eccezionale in generale negli ambiti religiosi che oggi ci sono riguardo la morte, è che in ogni caso l'individuo perde la propria singola identità, viene spersonalizzato al momento della morte. Per cui quando si vanno a venerare i mani non è Tizio Caio, ma sono i mani di Tizio Caio. Così come il lare non è il lare di Tizio Caio, ma è, cioè non è Tizio Caio, perdonatemi, divinizzato, non è un'apoteosi come poteva avvenire per gli imperatori, ma era il lare, erano i lari. E quindi ecco, questo secondo me è un elemento che un po' distingue rispetto a tutto il resto. Quindi vale la pena comportarsi secondo un certo costume, secondo il mos maiorum, no? Il costume degli antenati, e cercare di mantenere e rispettare la pax deorum, cioè quel rapporto di alleanza che c'è tra gli uomini e gli dèi, e quindi avere un comportamento che, semplifichiamo, buono, nel senso nel rispetto di una certa etica, di una certa morale, perché il fine è quello di continuare a vivere in casa con i propri eredi e non esserne cacciati via, okay, annualmente o considerati occasionalmente. Perfetto, ok, adesso passerei la parola a Barbara. Eccoci, okay. Ho riattivato il microfono. Come vi anticipavo prima, io rappresento, per modo di dire, diciamo, sono qui perché diciamo, sono del gruppo, diciamo, dei satanisti, che è però una realtà talmente variegata che io non me la sento di rappresentarla tutta, anche perché c'è veramente di tutto dentro. Il satanismo in generale fa comunque, cioè, ci sono dei punti comuni, fa comunque riferimento alla figura di Satana come rappresentante di quello che viene definito dalle religioni, diciamo, normali, tutto quello che viene definito male, tutto quello che viene definito sbagliato. Noi diciamo che ci mettiamo dalla parte del torto. Per cui diciamo, rivalutiamo tutto quello che normalmente dalle altre religioni viene scartato, viene definito sbagliato, viene definito brutto, non ortodosso, eccetera, eccetera. Giusto per fare un'introduzione alla religione senza andare a scendere nei dettagli, perché poi qui ogni piccolo gruppo, ogni realtà, ogni singola persona ha le sue idee, quindi non me la sento e non credo che abbia neanche senso rappresentarle più di tanto. Nel mio piccolo, siccome nelle realtà che c'erano in Italia non trovavo nulla che aderisse esattamente a quella che era la mia idea, è anche abbastanza normale, ho fondato, si fa per dire, ho radunato un gruppetto di amici che più o meno la pensavano come me,
ci facciamo riferimento al satanismo razionalista di Ravei in senso generale, e quindi è già un satanismo ateo, è già più una filosofia che una religione, però in questo satanismo di Ravei ci sono anche, c'è tutta una parte di ritualismo che noi invece, da cui noi ci distacchiamo, per cui noi abbiamo fatto un gruppettino per conto nostro, se ci volete trovare, forse ci trovate come razionalismo satanista, invertendo le parole, anche un buon giochetto. Vabbè. Noi siamo ancora più materialisti, si può dire, dei laveiani, dei satanisti razionalisti normali. Quindi sostanzialmente dopo la morte, per la tua branca di satanismo, non c'è niente. Non c'è niente né dopo la morte e non c'è niente di metafisico neanche prima. Cioè, noi non crediamo che esistano delle divinità come enti esistenti che abbiano un qualche tipo di realtà fisico-metafisica che sia. Noi crediamo che esistiamo noi, crediamo in quello che vediamo, sentiamo e possiamo esperire, crediamo assolutamente in quello che si può trovare indagando con metodo scientifico la realtà. Okay. Poi qui andiamo sul personale, perché appunto dicevo ognuno ha le sue idee. Io personalmente, ma credo no, di non essere solo io, ho assoluta fiducia appunto nella scienza, nel metodo scientifico, e quindi credo che l'unica cosa veramente esistente, di cui siamo sicuri che esiste, che c'è, è la materialità. Quindi io e i miei più o meno simili siamo assolutamente materialisti. Okay. Tutto quello che noi esperiamo come mente, come coscienza, in realtà è quello che si definisce una proprietà emergente della realtà corpo. Okay. Ora, spiegarlo in due parole non è facile. Una proprietà emergente può essere, per esempio, io l'ho scoperto da ragazzina studiando le figure frattali, è una cosa bellissima ed apre molto la mente, lo consiglio a tutti. Quando diciamo dai poche regole matematiche, che non sono regole imposte, ma sono cioè la realtà è fatta così, la realtà funziona secondo queste regole, chiamiamole regole perché ora non mi viene un altro termine, anche se non è bello. Funziona secondo certi schemi, secondo certe cose, si creano automaticamente delle figure, delle strutture che uno dice, ma è una struttura che ha una certa razionalità, è stata, c'è un progetto dietro. No, non c'è un progetto, semplicemente ci sono piccole regole che la materia segue, e mettendosi tutto insieme si viene a creare una struttura complessa, ma che ha a noi sembra avere un senso. Okay, ok. Perché ci sembra avere un senso? Perché la nostra mente è fatta per cogliere questo tipo di strutture. Quindi in realtà, diciamo, la realtà è tutto e niente di per sé. Siamo noi che ci siamo evoluti, prima di noi gli animali, noi semplicemente in modo più complesso andiamo a cercare più il pelo nell'uovo, ci siamo evoluti in maniera da rintracciare, come se ci avessimo un radar nel cervello, rintracciare nelle cose che vediamo, nelle esperienze che facciamo, rintracciare delle precise strutture. Okay, questo okay. Ci è servito evolutivamente per diventare quello che siamo. Perfetto, grazie quindi mille niente Barbara. Niente all'inà, niente divinità, eccetera. Grazie mille Barbara. Grazie a voi. Adesso passerei a Giovanni. Sì, allora vorrei specificare che anche i raeliani amano la scienza in maniera particolare, e siamo una religione atea, ma nello stesso tempo ci sentiamo collegati a tutto, noi stessi, alle nostre cellule, ad ogni stella, ad ogni filo d'erba, e proprio nel vero senso del termine, no? Religare dal latino. E se posso fare una premessa su quello che è il messaggio raeliano, siamo circa 100.000 in tutto il mondo, in circa distribuiti in 100 paesi. E tutto nasce il 13 dicembre del 1973, quando un giovane giornalista francese viene contattato dal massimo esponente di una civiltà extraterrestre, il quale gli dà un messaggio rivoluzionario da far conoscere a tutto il mondo, un messaggio
destinato a svelare tutti i grandi misteri che da millenni si celano dietro i miti, le leggende, le religioni di tutti i popoli del mondo. Questo messaggio, in poche parole, dice che migliaia e migliaia di anni fa questi esseri sono venuti sulla Terra e hanno creato le condizioni per costruire la vita, per fabbricare la vita attraverso l'ingegneria genetica, attraverso la scienza. Hanno creato ogni forma di vita, compreso l'uomo, fatto a loro immagine e somiglianza, come spiega testualmente la Genesi biblica, libro nel quale vengono chiamati Elohim. Elohim è un termine plurale ebraico, antico, tradotto erroneamente col termine Dio, ma che in realtà vuol dire quelli che sono venuti dal cielo. Non soltanto la religione cristiana, cattolica, così, parla di questi esseri, anche se purtroppo un po' l'ha divinizzati, ma tutte le religioni del mondo fanno riferimento a questi esseri celesti che vengono dal cielo. E per seguire l'evoluzione della società, dell'uomo, hanno inviato dei messaggeri che noi conosciamo con il nome di profeti, circa una quarantina, coloro che hanno fondato le grandi religioni, tipo Gesù, Buddha, Maometto, Joseph Smith, eccetera, i quali avevano il compito di elevare il livello di coscienza dell'umanità dell'epoca e scrivere quelle prove che sarebbero servite un giorno quando l'uomo sarebbe stato pronto per comprendere. Oggi che siamo in un'era di comprensione dell'Apocalisse, l'era dell'Apocalisse che non significa fine del mondo, anche se rischiamo purtroppo di arrivarci, ma che significa, dal greco apocalypsis, che significa rivelazione. È proprio in questa epoca che ci inviano il loro ultimo messaggero atteso da tutte le religioni. I buddisti attendono il Maitreya, i cristiani, il Paraclito, il Consolatore, colui che rivelerà tutta la verità. Poi c'è il Mashah degli ebrei, il Kalki Avatar dell'induismo, il Mahdi dell'Islam, che indirizzano tutti a un'unica persona, che è l'ultimo messaggero degli Elohim, che attualmente è vivo qui sulla Terra, che sta diffondendo questo messaggio e una filosofia straordinaria sotto ogni punto di vista. E cosa ci dice per quanto riguarda l'aldilà, visto per venire al nostro... Ah, una cosa importante, gli Elohim torneranno nel famoso Terzo Tempio entro il 2035 per riunire tutte le religioni del mondo e portare la verità proprio concreta. E in un'ambasciata che sarà costruita proprio per questo scopo. Ci sono già dei rapporti diplomatici con alcuni paesi e comunque le cose si stanno affrettando tantissimo. E per parlare dell'aldilà bisogna capire cosa c'è nell'aldiquà, come ci dicono gli Elohim. Cos'è la vita, in poche parole? È l'organizzazione disorganizzato. Gli Elohim con la loro scienza, con la loro bravura, con la loro tecnologia sono capaci di prendere della polvere, tra virgolette in maniera poetica, e forgiare la vita attraverso una scienza particolarmente complessa, degli scambi elettrochimici che sono nel nostro cervello che fanno vivere la coscienza, la consapevolezza. E nel momento in cui si muore, il corpo muore e automaticamente la coscienza, perché non c'è un'anima che si invola dopo la morte. Però, quindi, non c'è nulla dopo la morte se nessuno interviene scientificamente. Gli Elohim lo possono fare attraverso un processo scientifico che noi incominciamo a conoscere, che si chiama la clonazione, e così loro, gli Elohim, hanno già clonato sul loro pianeta, sul loro paradiso, tante persone che qui sulla Terra, compresi i grandi profeti, che ritorneranno sull'ambasciata insieme agli Elohim per testimoniare questo messaggio sarà un messaggio che veramente unirà tutti i popoli del mondo. Questa è la cosa importante attraverso e un'altra cosa importante: non tutti gli uomini hanno il privilegio di essere ricreati dopo la morte, soltanto coloro che hanno dedicato la propria vita alla pace, all'amore e all'intelligenza. Questi avranno il privilegio di essere ricreati per l'eternità attraverso la scienza. Ok. Grazie. Perfetto. Io chiedo scusa, ma mi hanno chiamato per un'emergenza. Ok, perfetto. Grazie, Don Carlo, per essere stato con noi. La cosa al volo che è questa. Paradiso, sì. Inferno non è nient'altro che il rispetto da parte di Dio che ha creato il libero arbitrio di quello che uno vuole. Quindi in questo siamo molto vicini a quanto diceva il nostro amico buddista. Se tu vuoi bene,
Dio rispetterà la tua volontà, vivrai nel bene. Se tu vuoi il male, vivrai nel male. Scusatemi, mi perfetto, stanno chiamando. Grazie ancora, Don Carlo. Arrivederci. Ciao a grazie tutti. Grazie ancora. Ok, direi di finire con Cecilia. Giusto? Grazie. Ultima, ma non per ultima. Esatto. O per ultima, ma non ultima. Io deluderò molti, perché noi siamo una religione molto semplice e anche il nostro concetto dell'aldilà è estremamente semplice. Noi crediamo che ci abbia creato il prodigioso spaghetto volante, crediamo che lui non pretenda nessun tipo di obbedienza cieca e assoluta, ci ha fornito dei condimenti, preferirebbe davvero che li seguissimo, però se non li seguiamo, pace. Preferirebbe davvero che noi credessimo in lui, ma se non ci crediamo, chi non ci crede, pazienza, lui non è così pieno di sé da farsene un cruccio se qualcuno non ci crede, per cui è tutto molto semplice, così come semplice quello che ci succede dopo la morte. Noi ci troveremo su una barca o di qualche genere, un natante, e attraverseremo il mare, l'oceano, in direzione di un'isola. Arriveremo su quest'isola e su quest'isola c'è un vulcano. E questo vulcano erutta birra. E su quest'isola c'è una fabbrica di spogliarellisti o spogliarelliste, come preferisce ognuno di noi, a seconda del suo orientamento di genere, dei suoi desideri, del suo momento in cui si trova. Io immagino già la delusione di tanti che una volta morti non troveranno quei luoghi di tortura così, così entusiasmanti e pieni di fiamme, non troveranno quelle ricompense che selezionano i più bravi, i più cattivi, troveranno solo il vulcano. E allora dice, ma cosa differenzierà quelli che hanno cercato onestamente in qualche modo di seguire i condimenti? Attenzione, nel nostro rito di pastezzo ognuno di noi non dichiara che seguirà i condimenti, questo sarebbe una menzogna. Nessuno di noi può dichiarare io seguirò senza dubbio i condimenti, ma onestamente ci si può provare. E allora diciamo, quelli che ci avranno provato troveranno certo una birra fresca, dissetante, del tipo che preferiscono, bionda, rossa, scura, più amara, più dolce, e troveranno un clima delizioso su questa meravigliosa isola. E invece quelli che non hanno cercato di seguire queste 8 piccole regole, ma non ci hanno mai neanche provato, anzi, le hanno avversate, troveranno della birra, ma non gli piacerà. Non la troveranno fresca, non la troveranno buona, non la troveranno di loro gusto, e troveranno un'isola che non gli piacerà, forse sarà troppo calda, forse troppo fredda, troppo sassosa, troppo scomoda, e troveranno una fabbrica di spogliarellisti che non saranno di loro gusto. Non lo so, forse si aspetteranno delle donne, troveranno degli uomini o degli omosessuali o dei gender fluid, e forse si aspetteranno delle persone con un certo canone di bellezza e forse non troveranno affatto quei canoni, mentre chi avrà cercato di seguire i condimenti troverà certamente qualcuno che lo incanterà e che lo renderà felice e con cui potrà dividere questa gioia su questo vulcano. Io vorrei ancora dire forse una cosa, forse questa differenza sarà proprio dovuta a quello che una persona ha cercato di portare dentro al mondo. Perché se tu porti dentro il mondo i condimenti, tu porti dentro il mondo felicità, gioia, il mondo ti piace, tu lo ami, ami la gente, le persone sono quelle che tu vuoi e c'è qualcosa di bello in questo. Se tu invece sei uno che per esempio
non rispetta il prossimo, che per esempio non rispetta chi ha una fede diversa dalla tua, che per esempio, lasciamo stare la costruzione di templi, lo spreco enorme di risorse nel costruire enormi costruzioni di pietra a dispregio della povertà, del bisogno, della necessità. Tutte queste persone non porteranno nell'isola né gioia, né amore, né felicità. Porteranno quello che hanno dentro e troveranno quello che si porteranno dietro. Questa è la realtà. Poi noi abbiamo tutta una serie di distinguo anche, di discussioni teleologiche sul fatto se il vulcano esiste continuamente durante la nostra vita oppure se esiste solo quando noi finiamo di vivere, sul fatto se la fabbrica di spogliarellisti debba considerarsi metaforica, reale, simbolica oppure no. Ma noi siamo una religione che non ha paura dell'eresia e quindi la ama. Tant'è vero che quando voi vedete un raduno pastafariano vedete persone che hanno il tricorno e vedete persone invece che seguono l'eresia almista, cioè che hanno lo scolapasta. E siamo tutti contenti di essere insieme, almisti, eretici, pastafariani ortodossi senza lo scolapasta, e l'eresia è una ricchezza. Il nostro papa attuale, che è Paolo I l'Apostrofo, è un papa eretico e questo è per noi un grandissimo orgoglio e motivo di fierezza. Ok. E quindi spero che ci ritroviamo tutti lì, sarà un'isola meravigliosa. Ok, io per concludere questa intervista, perché comunque abbiamo fatto un'ora di intervista e non ce ne siamo accorti, lascerei la possibilità ad ognuno di voi di fare una domanda a un altro di voi, chiaramente nel rispetto della fede reciproca. Se avete delle curiosità, se avete delle osservazioni da fare, questa cosa mi piacerebbe, un confronto tra le religioni adesso. Se avete tempo, chiaramente, una domanda però, se volete farlo. Volete farlo? Io vorrei chiedere una cosa a Raffaello. Scusa Giovanni. No, ma io volevo semplicemente fare i miei complimenti a questa signora, perché la sua solarità, il suo sorriso, il suo modo di raccontare a mo' di poesia, e ovviamente la mia è un'altra religione, non condivido il suo pensiero, però mi ha influenzato la sua bellezza, di questa signora con il bel cappello. E quindi vorrei semplicemente fare i complimenti a tutti voi, naturalmente, ma lei è... Vedo questo artista così che parla, che mi ha lasciato buon umore. Ok, prima domanda. Io vorrei fare una domanda a Raffaello, ma mi sarebbe piaciuta farla anche a Don... Carlo. Perdonate, Carlo, esatto, come, insomma, ai monoteisti, perché è una cosa che non mi è mai risultata chiara fin da quando facevo catechismo, perché anch'io l'ho fatto come tutti, e cioè, ma a Dio... Al Dio che è creatore, onnipotente, insomma, che è Dio, perché gli interessa così tanto l'opinione degli uomini rispetto alla sua natura e alla natura della creazione? Cioè, perché per lui è un grande valore la nostra prospettiva di veridicità? E non invece rispetto al loro comportamento. Faccio un esempio per chiarire meglio la domanda, non vuole essere una provocazione. Cioè, perché è più importante per Dio che si creda ai suoi dettami e non al fatto che, per esempio, gli uomini si ammazzino tra di loro in suo nome? Lo chiedo perché, come anticipato prima, nella nostra prospettiva invece per la divinità è molto più importante la correttezza rituale che non l'opinione che si ha rispetto a un certo argomento. E questo ovviamente attiene alla nostra tematica, perché è il distinguo poi tra chi va in paradiso o simili e chi non ci va. Quindi ecco, Raffaello, ti chiedo questa cosa, visto che sei rimasto solo te.
Ok, allora innanzitutto è una domanda teologica, e quindi ci dovrebbe essere un teologo a potertela spiegare, perché io non sono un teologo dell'Islam, ci vorrebbero almeno una decina d'anni di studi. Però fondamentalmente l'aldilà, torniamo al discorso di adesso, che io non ho finito a parlare, ho parlato solo di mezzo di quello che c'è, vabbè, non è un problema. L'aldilà è il risultato di quello che tu fai, non di quello che tu credi. Nel senso, io musulmano faccio, mi comporto in un determinato modo e alla fine il giudizio verrà fatto non su quello che io credo, ma su quello che io ho fatto. Se io mi comporto male, come dici tu, che ti cacciano di casa, a me o chi sarà per me andrà a finire nell'inferno. Se io mi comporto bene e mi tengo dentro casa come adorazione, come dici te, con le mani, scusami se non ricordo benissimo i termini. Perché ci vuole un po' di tempo, insomma, per afferrare, anche qui abbiamo parlato tanto oggi, quindi se mi comporto bene andrò Nessun a finire problema in un davvero. luogo come? Nessun problema, ha detto. Dicevo, nessun problema, ci mancherebbe altro. Se io seguo le direttive, seguo le leggi, seguo i comandamenti, infatti quello che avrei dovuto dire nel paradiso dopo. Se io seguo i comandamenti, seguo le direttive, vado a finire in un determinato posto e quindi vivo in modo diverso. Non è, Dio non giudica la mia credenza, giudica le mie azioni. Infatti, l'anima, tra i musulmani, viene posta, le azioni compiute dall'essere umano sono innanzitutto scritte in dei libri e questi libri vengono posti su una bilancia. Se la bilancia pende da una parte, le azioni che fai, non i pensieri, vanno da una parte. Se prendo dall'altra da un'altra parte. Infatti nell'Islam diciamo fondamentalmente sì, il peccato è l'azione, conta anche il pensiero, ma il pensiero può salvarti dal peccato stesso, perché se tu stai facendo il tuo pensiero è positivo, torni indietro e ti salvi dal peccato, non è che il peccato l'hai fatto. Quindi non è che Dio giudica il nostro credere e il nostro pensiero, giudica le nostre azioni che facciamo, quello che come ci comportiamo. Il credere è diciamo, la base, come tu credi nelle divinità o come tu credi in varie divinità, quindi alla divinità perdonami se sbaglio, alla divinità quella delle iri d'estate, alla divinità delle semine, alla divinità di questo, di quell'altro, se non sei tu saranno altri, comunque perdonami sempre. Io credo nell'unico Dio, ma Dio vuole che io compio le azioni, non i pensieri. I pensieri sono relativi, i pensieri non vengono incolpati. Cioè, in arabo si dice la niyya, il pensiero, l'intenzione non viene incolpata, è incolpato l'azione che compi, il fatto. Quindi viene misurato il fatto, non il pensiero. Quindi Ok. la credenza è relativa. Quindi Comunque abbiamo vorrei tutti dire, buone speranze se di io non andare in bevo birra, paradiso. dove vado a finire? Perché c'è tante persone che non bevono birra, dove vanno a finire? Cosa bevono? Comunque è vero, io do ragione, la signora è stato uno spettacolo unico perché dà un'allegria assoluta, cioè lei mette una solarità talmente, è bello anche ascoltarla, questa è una sua cosa a Le voglio favore, a vantaggio suo. rispondere sia sulla birra che sulla pasta. Le voglio rispondere perché esiste La pasta ne mangio tantissima. un principio che si chiama transustanziazione del tortellino, per cui qualunque cosa lei mangi, tortellini, tortelloni, si Puoi darmi del tuo, eh? trasforma in spaghetti in maniera mistica. E Ti qualunque preferisco, cosa lei infatti. beva, tutto si trasforma in sacca bevanda. Tornando al nostro Papa, il nostro Papa beve unicamente Coca-Cola, ma quando l'ha bevuta si trasforma in sacra bevanda. Vede, voi siete tutti così abituati a queste regole letterali che devono essere seguite, se no ci sarà una punizione. Noi no. Carità. Ok, quindi Raffaello ha fatto la sua domanda, Emanuele ha fatto la sua. Mi ha preso in sotto cosa. Ormai è andata, l'hai persa la domanda. Mancano No, Barbara, vabbè, non Giovanni, problema. Cecilia e Davide. Volete fare una domanda? Sì, vorrei chiedere una cosa io a Cecilia. Una cosa che forse io so già la risposta, ma credo sia utile per tutti. La religione pastafariana accetta comunque qualunque altra religione? Cioè, uno può essere contemporaneamente pastafariano e qualsiasi altra religione lui preferisca seguire.
Sì, noi non abbiamo preclusioni. Uno può essere cattolico e pastafariano, può essere islamico e pastafariano, può essere ateo e pastafariano. Noi non abbiamo problemi e sono le altre religioni che hanno problemi, purtroppo, non noi. Non solo, ma noi siamo l'unica religione con diritto di recesso. Noi vi diamo 30 giorni di tempo e poi, se non siete convinti, vi restituiamo la vostra anima e siamo sicuri che potete tornare a riconsegnarla alla vostra religione precedente e nessuno se ne accorgerà. Quindi pensiamo che siamo l'unica religione monopoliteista esistente. Ok. Una piccola precisazione, per cortesia, scusate la mia polemica, perché purtroppo io la faccio da italiano, perché credo di conoscere l'italiano, e comunque mi sento di farla, perché noi siamo musulmani, non siamo islamici. Noi siamo persone, non siamo oggetti. Islamico è riferito a un oggetto. L'islamismo è un oggetto. Gli islamici sono oggetti. Noi siamo persone, musulmani. I giornalisti, la propaganda ci va contro chiamandoci islamici, e a noi ci dà... purtroppo gli stranieri non sanno queste differenze, molti stranieri parlano a nome nostro, gli italiani la conoscono. Noi siamo musulmani, non islamici, noi siamo persone, non oggetti. Perfetto, ok. Mancano, se non mi sbaglio, le domande di Giovanni, Davide e Cecilia, giusto? Io, giusto per capire se posso, per quanto riguarda Satana, no? E per voi, non ho capito bene, è un personaggio spirituale? No, perché siete atei, è un qualcosa di fisico? Come lo interpretate? Allora, noi, nel senso, il gruppo che rappresento io, per noi è solo una figura che rappresenta tutta una serie di concetti, ma è proprio una figura astratta, diciamo. Per altre correnti sataniste, invece, Satana può essere un archetipo, nel senso, cioè, costituisce comunque un qualche genere di realtà spirituale, metafisica, non reale, però che incarna. Non so se avete presente il concetto di egregoro in magia, ecco, è una qualche entità metafisica che però ha la possibilità di agire sul mondo reale. Ecco, per qualche gruppo di satanisti, per alcune correnti, Satana è questo. È un archetipo nel senso junghiano, cioè incarna alcune caratteristiche dell'essere umano, ed è allo stesso tempo può essere anche, appunto, alimentato dal pensiero, dai sentimenti, dalle emozioni umane. Per alcuni gruppi di satanisti, invece, addirittura Satana diventa una figura reale, diciamo, che è stata incarnata, che è incarnata, poi lì a seconda dei vari gruppi, ognuno ha le sue idee particolari, però una divinità, potremmo definire addirittura in carne ed ossa, che sta da qualche parte, non ho capito dove. Per qualcuno Satana addirittura non è maschio, ma o è androgino, cioè rappresenta tutte e due, tutte le possibilità, perché non sono solo due, delle variegate possibilità dell'identificazione della sessualità umana. Di solito le sue attribuzioni sono tutte iper, cioè è iper maschio, iper femmina, iper tutto. Per alcuni gruppi di satanisti, addirittura Satana in realtà è femminile, si identifica con un'antica dea sumera, loro hanno, diciamo, si sono messi a studiare questi testi, antichi testi preesistenti addirittura ai testi biblici, e hanno creduto di identificare quello che poi è diventato Satana maschio, tra parentesi, nel cristianesimo, in un'antica dea che invece era femmina. In effetti, nelle religioni più antiche non esisteva ancora il predominio della mascolinità. Dei e dee avevano la stessa valenza ed erano tutti terribili. Okay. Quindi su questo almeno siamo democratici. Ok, intanto saluto Raffaello che deve andare.
Ciao Raffaello, grazie per essere stato con noi. Magari ci sentiamo per un'altra intervista. Grazie Raffaello. Ciao ragazzi, scusatemi ma è tardi. Grazie, okay. È stato un piacere. Speriamo di rivederci presto. Speriamo. La pace sia con voi. Ah, ok, perfetto. Anche Emanuele deve andare. Ciao Emanuele. Buona serata a tutti. Ci vediamo, spero presto. Ciao, ciao, ciao. Certo. Ok, allora, mancano, se non sbaglio, le domande di Davide e Cecilia. Anche okay. Se quasi tutte le religioni se ne sono andate. Ma non importa, parliamo con chi è rimasto. Io volevo chiedere una cosa a Barbara. Io sono una grande ignorante, Barbara, però ti prego di illuminarmi. Il razionalismo satanico e l'umanesimo razionale hanno qualche punto di contatto tra di loro oppure nessuno? Io devo essere sincera, umanesimo razionale non lo conosco in dettaglio. Io credo che siano, se è quello che penso, che siano molto sovrapponibili, con sicuramente la differenza che noi mettiamo il satanico in tutto, come il prezzemolo, perché ci piace evidenziare comunque questa figura un po' del reietto, di quello che si piglia tutte le colpe, eccetera. È una cosa tra il serio e il faceto, diciamo, almeno per quanto mi riguarda. Nel senso, mi piace fare un po' il bastian contrario, trovare sempre da spigolare i dettagli che non vanno e andare a cercare, a indagare. Ma questa è una mia propensione alla curiosità, al non fermarsi al banale, a andare a cercare un po' tutto. Sì, credo che siano sovrapponibili. Però ti confesso, devo documentarmi meglio perché no, non so esattamente di cosa stiamo parlando. Ho un concetto un po' vago. Mi documenterò. Grazie. Grazie a te. Ok, ultima domanda, Davide. Ok, eccomi qua. Allora, io vorrei chiedere a Barbara cosa ne pensa della figura di Gesù Cristo. Qual è, dal punto di vista della vostra religione, dal punto di vista del vostro sistema, cosa ne pensate di Gesù Cristo? Ma Gesù Cristo, diciamo che anche lì, come per tutti i concetti, i satanismi nel satanismo, nei satanismi che sono tanti, ognuno poi alla fine c'ha il suo pensiero individuale, anche perché in effetti il satanismo di base è un percorso di sviluppo, di crescita individuale, quindi alla fine ognuno si fa le sue idee. In generale la figura di Gesù viene vista, io, per quello che posso vedere io, banalmente parlando con gli altri satanisti, o lo negano, cioè ne negano la realtà, che alla fine mi sembra anche un po' troppo riduzionistico o troppo semplicistico, oppure se ne può tranquillamente ammettere la realtà storica, visto che comunque ci sono dei più testi che ne hanno parlato, insomma, anche se magari non era una cosa così importante per tutto il mondo, ma era importante solo per i suoi seguaci, però visto che come si sono sparsi poi nel globo, diciamo, bisogna tenerne conto. C'è addirittura un po' una polemica, anche nel senso in generale, di perché il satanismo deve comunque fare riferimento alla figura di Satana, che alla fine è una costruzione della religione cristiana, perché noi... banalmente dentro alla cultura cristiana, addirittura dentro la cultura cattolica, noi italiani ci siamo cresciuti, quindi comunque il nostro background culturale ha questi riferimenti, tant'è vero che in altre parti del mondo dove il background culturale è magari sì cristiano però non cattolico, i riferimenti sì sono a Satana ma sono un po' diversi, per esempio. In altre religioni il satanismo si incarna, tra virgolette, in quelle che sono le divinità malefiche, diciamo, le divinità che rappresentano il male, che non sono Satana, saranno altre. Ok. Grazie. Diciamo, aspetta, com'era la domanda? Scusami. La figura di Gesù. Cosa ne pensavi di Gesù Cristo? Sì, per Gesù. Io come materialista tendo ad analizzare tutto in senso, appunto, in senso materiale, in senso pratico, in senso scientifico, quindi non, quando mi raccontano dei miracoli fatti da Gesù piuttosto che da santo qui, santo là, io sorrido,
Anche perché se si va ad indagare poi nella storia dei resoconti, dei miracoli fatti anche in altre religioni, andiamo sempre a trovare che comunque di fondo il miracolo perché viene evidenziato, viene raccontato? Perché il miracolo dovrebbe essere una prova che quella persona, che quell'individuo, quella figura lì è comunque in qualche modo in contatto diretto con la divinità, addirittura per Gesù Cristo che è il figlio, il figlio in linea diretta di Dio, tanto che alla fine i cattolici ce lo identificano. Il miracolo, il racconto del miracolo ha questo scopo nei racconti religiosi, nei testi religiosi, in tutte le culture. Quindi diciamo che io mi permetto di pensare che sia una cosa un po', diciamo, sono racconti un po' piegati ad hoc, per un po' fantasiosi. Magari si basano anche su delle cose, su delle basi più o meno realistiche, nel senso, sì, magari ci sono state nelle nozze a Cana, per dire, però la cosa di aver trasformato l'acqua in vino, ecco, magari è un po' un'esagerazione, può darsi che sia successo altro, no? O può darsi che non sia successo niente e che poi siano andati a raccontare in giro queste cose. Lo vediamo in giro, siamo pieni di esempi di racconti nati dal nulla o per scherzo che poi diventano virali e tutti ci credono. E poi vai tu a dimostrare che è una cosa basata sul nulla, non è facile, specialmente se poi i racconti che passano, che vengono storicizzati, sono solo quelli di quella parte lì. Okay. Diciamo che non abbiamo le basi per crederci e non ci interessa crederci. È stato probabilmente esistito davvero come personaggio storico, lui o qualcosa del genere, e poi ci hanno ricamato tanto sopra. Questa è la mia opinione personale. Ok. Grazie. Io voglio ringraziare tutti, anche chi non c'è più, non è più collegato, perché ho particolarmente gradito questa intervista, perché c'è stato un rispetto verso ciò che credono gli altri, ciò che pensano gli altri, e questa deve essere la prima cosa, ed è anche il perno su cui si regge il canale che gestisco, perché cercare di capire cosa pensa l'altro rispettando ciò che pensa l'altro è secondo me la cosa fondamentale, e spero di rivedervi tutti per un'altra intervista, magari su un altro tema. Vi saluto tutti e saluto anche chi ci sta vedendo in questo momento. Grazie a tutti. Grazie. Vederci. E anche questo Pizza Talk finisce qui. Io vi ricordo di iscrivervi al canale se non volete perdere le prossime puntate, più che altro, ecco, sì. E vi ricordo che è bello ed è sempre bello se commentate, così possiamo parlottare un po' insieme. E che ci vediamo, spero, alla prossima intervista, ok? Ciao ragazzi.